Buon pomeriggio, ben ritrovati amici appassionati numerosissimi di Ventaglio, che è la 14ª puntata, mi sono già sbagliato perché è la 15ª di Ventaglio. Oggi andiamo a parlare di una settimana bella pregna di eventi, di appuntamenti nella marcia di abbigliamento a Tour de France, e oggi siamo in formato ridotto perché diciamo che c'è stato un fine settimana molto impegnativo per molti di noi e si è creata una selezione naturale tra rientri da lavoro, e quindi oggi in compagnia di Riccardo parleremo di quanto è successo in settimana e soprattutto io anticipo subito un tema di cui vorrei parlare per quanto il tempo ce lo consentirà, ovvero sia questo spauracchio Covid che torna un po' a preoccupare, chiaramente oltre alla situazione reale sanitaria, ma soprattutto inizia a preoccupare per quel che potrà essere l'impatto di questa pandemia sul Tour de France, perché ne parleremo ampiamente più tardi, però il Giro di Svizzera è stato ampiamente condizionato dal Covid. Detto questo, Riccardo, lascio a te, se vuoi, fare una piccola introduzione su quelli che sono un po' i temi della giornata, quello che è successo. Partiamo magari dallo Svizzera. Sì, sicuramente un saluto a tutti. E il Giro di Svizzera è il grande protagonista nel bene e nel male, sia per quanto è avvenuto in corsa o quanto non è avvenuto in corsa, secondo me, e soprattutto la questione Covid, che è una questione molto preoccupante in vista del Tour de France, perché il Giro di Svizzera qualcosa non ha funzionato. Giro di Svizzera non solo perché è stata una settimana ricca di appuntamenti, c'è stato lo show di Pogačar in Slovenia e c'è stato un Giro del Belgio combattuto fino all'ultimo, anche forse oltre le maniere, credo ci sarà modo di approfondire. E direi di partire col Giro di Svizzera, dove la vittoria è andata a Geraint Thomas, che ha superato nella cronometro finale Gita, mentre terzo è arrivato Jakob Fuglsang. E un Giro di Svizzera in cui però tante squadre sono andate via per casi di Covid. Eh sì, diciamo che si sono registrate tante positività, tanti tiri precauzionali, e è uscita fuori una corsa un po', diciamo, monca, non brutta, ma monca, cioè nel senso che ci sono molti protagonisti che hanno abbandonato anzitempo, in primis Alexander Vlasov, che si è ritirato mentre era in maglia di leader. No, dopo aver Sì, vinto sì, la sì, sì. tappa, aveva vinto la tappa a Novazzano, aveva preso anche la leadership, Sì, non, ok, giusto. tappa in maglia aveva fatto. Mentre in maglia di leader ha abbandonato Adam Yates, che aveva dimostrato nella prima tappa di avere una buona gamba, e il corridore dell'IF Nelson Paules si è trovato improvvisamente senza compagni di squadra a causa del ritiro di Chaves e di Urana, ma anche di altri corridori, e lo stesso Pidcock, e penso anche a Diego Ulissi, che stava andando bene. Ci sono. È un tema, chiaramente, questo dipende anche un po' dal Mark Hirschi, altro protagonista atteso, Gino Meder. È un tema che chiaramente andrà a toccare un po' il Tour de France, perché ora, chiaramente, in questo caso ci sono delle positività, stiamo vedendo anche un po' a livello mondiale che sta aumentando, c'è cioè una nuova fase, una nuova ondata, per quanto non sta avendo un grande impatto sugli ospedali, però comunque ci sono dei casi di positività, quindi a questo punto io penso che si debba iniziare realmente a pensare di valutare un cambio anche di protocollo in vista del Tour de France, perché c'è il rischio che al Tour de France arrivi a Parigi in 15. Quindi questo chiaramente la metto un po' esasperata, però questo è un tema. Quindi non so cosa Riccardo ne pensa. Ma guarda, secondo me ne avevamo fatto già quel discorso verso febbraio-marzo. Qua è evidente che non sia funzionata la bolla del Giro di Svizzera, bolla che mi pare seguisse le regole ancora del 2020. E è chiaro che secondo me molto è stato fatto anche precauzionalmente, perché penso che alcune squadre, se era il Tour de France, non si sarebbero ritirati, avrebbero ritirato solo gli atleti positivi. Però è un rischio, ed è un rischio anche in ottica preparazione Tour de France, perché io penso a un Vlasov che era venuto soprattutto per testarsi in questo Giro di Svizzera,
e che secondo me è uno dei grandi protagonisti attesi in salita, parte chiaramente dietro i favoritissimi, ma sta facendo molto bene. È risultato positivo, dovrà stare qualche giorno fermo di non allenarsi, sperando che non abbia conseguenze dopo che si riporti legata a un magari long COVID, però comunque anche questo stop lo condizionerà. O penso anche a Sagan, che era tornato alla vittoria e per la terza volta si ferma per il COVID. E non so, ieri si faceva la battuta che te la facevi proprio te, non so se sono più felici chi è il risultato positivo o chi no, perché rischia di esserlo Arthur. È un bel rebus, vediamo come si risolverà, ma rischia di condizionare veramente tanto, soprattutto credo l'avvicinamento, credo che il tour poi riusciranno a fare bolle più sigillate. Sì, il problema delle bolle più sigillate è che poi, cioè, è difficile, non siamo nel 2020, il mondo è cambiato, il mondo è più aperto, o richiudi tutto e non puoi farlo, o chiudi il tour della razza pubblica e non puoi farlo, oppure devi correre questo rischio. Certo, devi iniziare a trovare una chiave di interpretazione. Ora, non so bene, non vorrei dire una cantonata riguardo i protocolli che vengono eseguiti, però magari il corridore che non presenta sintomi, evitare di tamponarlo, potrebbe essere un primo aspetto, per quanto poi chiaramente potrebbe creare delle problematiche, altre questioni, eccetera. Comunque questi sono chiaramente temi che in qualche modo fanno un po' il paio con quello che ci ha detto la corsa. La corsa ci ha detto che ha restituito un Geraint Luma, Thomas. hai due fonti audio in entrata? Perché Ho due fonti audio in entrata. ogni tanto ti si sente un po' così, vabbè. Prova, mi senti meglio? No, peggio. Perché ero vicino adesso, non so, è un problema delle mie cuffie? Boh. Allora, ah, no, aspetta, adesso non mi senti proprio più, mi sa. No, ti sento, ti sento. Adesso? Sì, meglio. Bene. Meglio di prima? Davvero? Sì. Allora, se mi dai 1 minuto 1 vorrei fare un cambio. Vai, vai. Intanto parla tu mentre faccio questo Sì. cambio. Poi io volevo fare il riassunto della corsa. Ok, dai, allora parto io. È stata una corsa che è stata sicuramente condizionata già dalla prima tappa, perché è una tappa che ha fatto molta selezione, soprattutto considerando che per molti era il rientro dopo grandi periodi in altura, e si è visto gambe un po' imballate, penso al caso soprattutto di Daniel Martinez, perché poi ha avuto un'evoluzione nella corsa, e si è partiti con la vittoria un po' a sorpresa di Stephen Williams, corridore della Bahrain Victorious, che ha regolato un gruppo di 15 corridori ed è stato il primo leader. Un po' a sorpresa anche il giorno successivo è arrivata la vittoria invece di l'ex Nessuno. Sì, che se Mi senti non... bene Ah, questo video, devo eh? dire? Mi senti bene? Sì. Meglio di prima? Ne Sì. sono lieto, vai. Che ha vinto sorprendendo il gruppo. Comunque di queste due tappe ne avevamo già parlato ora che ci penso lunedì scorso. Si è visto poi Peter Sagan con il ritorno alla vittoria nella giornata di lunedì. Ed è stata una vittoria importante per un corridore che negli ultimi tempi ha faticato parecchio, e però purtroppo sfortunato perché poi si è dovuto ritirare di nuovo dal Giro di Svizzera. Se non sbaglio, siamo a quota 3 positività per Sagan nel giro di un anno e mezzo. Non è il massimo, anche se oggi la stessa squadra ha confermato che al Tour ci sarà. E c'è stata poi la vittoria di Daryl Limpen, in vittoria importante per la Israel. Per punti World Tour, una Israel molto attiva in questa corsa protagonista. Prima della vittoria di Vlasov, il giorno prima che si ritirasse, come dicevamo, ha vinto in maniera netta, in maniera convincente più che in maniera netta. Prima di ritirarsi, c'è stata la vittoria un po' a sorpresa perché non mi aspettavo lui vincesse in quella fuga di Nico Denz. Credevo più uno scalatore come Masnada, ma è stato molto bravo Nico Denz a gestirsi prima delle due tappe finali con la vittoria attraverso sempre una fuga di Thibaut Pinot. Anche qui tappa strana, Izagirre sembrava aver fatto il vuoto, poi è letteralmente crollato negli ultimi 2 km, bravissimo Pinot a rientrare. E poi c'è stata con Higita che ha attaccato nel gruppo dei migliori e è andato a conquistare la leadership.
Leadership che però ha perso il giorno successivo quando Geraint Thomas non ha vinto la crono perché la crono era andata a Renko e Evenepoel, che credo sarà un altro tema da affrontare perché sono arrivati segnali contrastanti in vista del futuro, e però Thomas ha ribaltato la classifica e è andato a conquistare la maglia di leader. Sì, questo è quanto. Allora, subito un tema su Geraint Thomas. Io la metto proprio brutale. Non penso che questo cambierà le gerarchie in catena subito sulle razze. No, è stato Perché anche lui stesso a dirlo. Cioè, ci sono altri due capitani ed era evidente. lo scorso anno, ricordiamoci che Porta ha vinto il Giro del Delfinato, nel senso, quindi comunque sulle corse della settimana, a giugno, ci sono delle gerarchie che ovviamente sono diverse rispetto al Tour. Ciò non toglie che se Thomas dovesse sopravvivere alla prima settimana, cosa che per lui non è proprio così scontata, può diventare un fattore e per Daniel Martinez, che diciamo che ha corso in appoggio a Thomas in questa settimana, e per Adam Yates. E poi chiaramente stando lì, magari chissà se poi non possa provare anche a inventarsi qualcosa per sé. Di fatto che sono contento di vedere un Thomas a buoni livelli, mentre bene anche Fuglsang, altro corridore che secondo me, anche per i motivi di cui sopra, quindi punti, salvezza, eccetera, 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 sta vivendo il picco di forma ora e me lo aspetto calante al Tour de France, detto proprio in soldoni secchi, per quanto poi anche lui possa fare, però io non riesco ancora a capire per quale motivo Fuglsang venisse considerato uno dei favoriti del Giro d'Italia 2020. E perché lui nelle grandi corse a tappe non ha mai fatto grandi cose, e tanto è vero che poi adesso abbiamo una parentesi sulle altre corse. Alla Route d'Occitanie è arrivata la vittoria abbastanza netta di Michael Woods, altro corridore che al Tour de France secondo me sarà protagonista nelle fughe, e scorrendo la top 10 del Giro di Svizzera c'è Nelson Paules, mi ha sottratto volontariamente appositamente di Gita, Nelson Paules, che è un corridore ancora giovane, 25 anni, che sta iniziando a cogliere qualche risultato interessante. E lui quest'anno non aveva fatto grandissime cose fino ad oggi, a parte il piazzamento comunque dignitoso alla Liegi, basso a Liegi. E lo scorso anno aveva colto qualche risultato buono sempre in corso di una settimana. Questo quarto posto rappresenta un piccolo passo in avanti, perché sì, diciamo che ci sono state molte assenze, eccetera, eccetera, però comunque lui, già nelle tappe in cui erano tutti i big presenti, riusciva a essere davanti con i migliori. E salto anche il quinto in classifica. Poi scorriamo, c'è Bob Jungels, che penso torna in una top 10 Dai dopo tempi qualche della lutto. Quickstep, credo sia che Sì, non. non stavo facendo una scorsa su Protagonistas. Lui veramente non chiudeva in una top 10 di una corsa da veramente da anni. Una cosa, Sì. un'involuzione brutta da parte di Bob Jungels. Torniamo alla Nizza del 2020. Chissà se questo risultato, chiaramente figlio anche di una selezione che c'è stata nel corso della gara, però anche di una buona regolarità, perché poi il finale era molto duro e lui è rimasto sempre lì agli ossi dei migliori. Chissà se questo non possa dargli, ha fatto anche una bella crono poi a Vaduz, e chissà se questo non possa dargli una spinta, un'iniezione di fiducia per fare un bel Tour de France, che non sarebbe male per il lussemburghese. Poi Groschartner, comunque uno che si fa sempre vedere in queste posizioni. Poi Martinez, che abbiamo appunto parlato di una partenza un po' a rilento e una crescita graduale. Pulsovivo, che alla fine, tra alti e bassi, è sempre lì. Lui ha perso la top 5, ha perso nella crono finale. Il Redivivo Schachmann, che anche lui non ha avuto una buona prima parte di stagione. E all'undicesimo posto troviamo Remco Evenepoel. Allora, io temo di essermi perso qualcosa, ma lui nelle prime tappe aveva avuto qualche problema, cadute o cose simili? No, perché c'era una tappa che mi ricordo ne avevamo parlato inizialmente, non risultava essere arrivato, poi l'avevano inserito, quindi probabilmente aveva cambiato bici o qualcosa. Evenepoel è strano perché ci si aspettava di più, secondo me. Sono mediamente d'accordo. E cioè, probabilmente in realtà ci eravamo un po' illusi dal percorso con cui arrivava la vittoria della Liegi, un País Vasco in cui comunque aveva mostrato qualche segnale positivo, un giro in Norvegia in cui aveva fatto molto bene.
Forse ci si aspettava qualcosa di più, ma credo che lo stesso Evenepoel abbia capito che qualcosa non ha funzionato, tant'è che ha già deciso che in vista della Vuelta cambierà programma, farà solo la classica di San Sebastian, tra l'altro corsa vinta da Paules l'anno scorso, perché Paules non me lo ricordavo neanche io, ma ha vinto la San Sebastian l'anno scorso. Paules è uno di quei talenti che quando passò a professionista se ne parlava benissimo, poi non si era confermato in questi anni, finalmente forse è arrivato il momento. E quindi forse cambia preparazione, forse gambe troppo pesanti, non lo so, però rimette in dubbio anche il discorso cosa aspettarsi da Remco sulla Vuelta. E prima di andare su questo tema ti dico, Geraint Thomas parte sì gregario, ma io sono curioso di vederlo nella quarta tappa o quinta del Tour de France. Perché lui sul pavé è un corridore che sa andare, quindi magari la cronometro lui è forte, sul pavé è forte, magari lo ritroviamo in maglia gialla, oddio c'è Van Aert, no, ho detto una cavolata, però magari lo troviamo primo degli uomini che poi potenzialmente lotteranno per la generale, anche se poi per me alla lunga andrà a sacrificarsi, soprattutto per Martinez. Ma io penso che già nella tappa del pavé comunque lui lavorerà per Martinez o per Yates o per loro, quindi non mi aspetto granché. Però volevo sottolineare questo aspetto, stavo vedendo un attimo le riunioni di Evenepoel. Secondo me lui ha avuto una giornata negativa a Novazzano, la tappa quella che ha vinto Vlasov, che quella poteva essere per tipo di percorso, per tipologia di percorso, una corsa, una tappa adatta a lui, e lui ha perso 2 minuti e 12. Mentre per il resto poi in realtà si è difeso, perché anche nella tappa con l'arrivo in salita, il primo arrivo in salita a Mosalp, ha perso 50 secondi dai migliori, e Evenepoel l'abbiamo sempre visto soffrire, almeno fino ad oggi, nelle salite lunghe, e quella di Mosalp era salita lunga, e anche a Malbon è arrivato lì a ridosso dei migliori, nel senso che è arrivato a 1,10 da Gita, ma anche lì è arrivato a pochi secondi da Paules, da Jungels, da Reichenbach. Quindi lui non è andato malissimo in salita, ha avuto quella tappa storta, perché senza Novazzano lui sarebbe stato in top 5, almeno. Sì, non era difficile fare top 5 in questo Giro di Svizzera perché andavano a eliminarsi tra di loro, però sì, No, concordo. però per farti capire il No, livello a no, no, cui ti no. puoi Sì, esprimere, nel forse il fatto senso. anche che comunque nelle tappe finali si staccava subito, poi andava del suo passo, recuperava Però quello è può anche essere il difficile suo. secondo me da valutare quanto in realtà sia andato piano, perché secondo me ci sono troppe assenze per poterlo valutare. Non è andato bene, ma non riesco a quantificare quanto è andato male, secondo me. Non so se mi sono spiegato. Beh, No. se tu mi dici alla luce delle assenze, diciamo che a maggior ragione è andato male, però nel senso, secondo me il fatto è che in qualche modo è difficile fare una valutazione chiaramente della variata secca, perché poi è chiaro che uno può anche aver avuto una settimana storta, magari non era al top della condizione, e al contempo io, questa è una cosa, la nostra passione di numeri manca oggi, che è Gianluca, e io non riesco, sarò un po' all'antica, però di saltarmi quando reggo i numeri di Watt, per carità. Tutto molto bello, tutto molto valido, tutto molto importante, però anche quei valori che ha espresso Evenepoel in quell'occasione vanno anche contestualizzati al contesto, contestualizzati al Giro di Norvegia, che comunque è una corsa carina, simpatica, buona e cara, ma una corsa di livello decisamente inferiore allo Svizzera, che comunque alla fine non ci ha proposto un livello elevatissimo, per quanto comunque io credo che sia Fuglsang, che Thomas, che lo stesso Ghita, che tra l'altro non fa neanche le tour, quindi andavano tutti molto forte. E tra l'altro volevo appunto tornare su Ghita, che quest'anno sta iniziando a dare continuità alle sue prestazioni, nel senso, con il dolore passato, con le sfide dello scalatore colombiano e con lo scalatore, diciamo, forte, negli ultimi 2 anni ha avuto alti e bassi. Secondo me, ripeto, vale anche per Paolo questa discussione, a volte ci facciamo un po' fregare dalle storie tipo Gacher, dallo stesso Evenepoel, anche Sagan, però i corridori adesso iniziano a 24-25 anni, iniziano a crescere, a fare il salto di qualità, e Ghita mi sembra che lo stia facendo, perché comunque quest'anno, oltre ai risultati, diciamo, secchi, che poi in realtà anche lo scorso Tour de France si piazza in molte tappe, però ha iniziato ad avere una certa continuità anche nelle classifiche generali, perché
vinci il Catalogna e al Giro di Romandia non fai classifica, comunque vinci una tappa e ti piazzi, non ti piazzi alla lotta al Garri, chiudi secondo il Giro di Svizzera, tra l'altro con una buona crono. Io pensavo che lui fosse, diciamo, destinato a farsi superare anche da Fuglsang, io addirittura dovevo arrivarsi dietro Kung, invece si è alla fine si è difeso bene, dimostrando di avere anche un discreto fondo. Quindi è un corridore che in ottica Vuelta andrà tenuto d'occhio, da capire poi lì alla Vuelta chi saranno i capitani della Bora-Ancora, che potrebbero presentarsi con, nell'ordine, Higuita, Vlasov, Hindley, Kelderman, Buchmann, Grosschartner, e vediamo di qualcun altro che viene, cioè, perché chiaramente poi direi che è prematuro parlare di Vuelta quando ancora abbiamo entrato alle porte. E tu vuoi aggiungere qualcosa? Sì, guarda, a parte che l'uomo dei numeri lo rimpiango anche io perché il problema tuo dell'audio credo sia legato a che non so settare i filtri audio, non li ho settati, me li dovrò fare spiegare, quello è l'esperto dei dati, anche l'esperto dei filtri, quindi mea culpa di scarse conoscenze sui guitar. Secondo me, stavo vedendo nel mentre e ti sorprenderà, lui nel 2019 e il 2020 non è che abbia fatto malissimo, eh? 2019 lui è arrivato alla EF a metà anno perché prima aveva corso con l'Euskadi. Ha fatto quarto al Polonia, quattordicesimo alla Vuelta vincendo una tappa e poi comunque qualche piazzamento qua e là. 2020 comunque ha fatto terza alla Nizza. Poi si è un po' perso dopo il Covid. Se vedi 2021 non è andato benissimo, anche se comunque non è stato pessimo. Oddio, qualcosa di meglio poteva fare, però. E questo 2022 è cresciuto tanto e sta facendo molto bene. E in una Bora che ormai sforna corridori da corsa a tappe ogni 3x2, io comunque una piccola menzione su Kung la farei perché secondo me sta diventando un corridore veramente completo, veramente forte e veramente un ottimo corridore. In una squadra in cui di solito i capitani non sono famosi per una grossa continuità, ecco. Quest'anno è andato forte praticamente ovunque, nel Sì. senso, veramente no, il piazzamento finale allo Svizzera è notevole, considerando che comunque è un percorso tutt'altro che semplice. Però lui già aveva dato qualche segnale alla lotta al Garda all'inizio stagione, perché è arrivato settimo, sfruttando sì la cronometro, ma comunque resistendo anche nella tappa con arrivo in salita. Quindi evidentemente sta iniziando a cambiare, cioè a crescere anche sul passo in salita. Non penso che possa mai diventare un corridore capace di fare, ad esempio, quello che ha fatto Dumoulin, però non mi sorprenderei se potesse, se quest'anno al Tour de France, tenendo conto della tappa del pavé, poca crono forse per lui, però tra la prima crono e la tappa del pavé potrebbe accumulare quel vantaggio tale che potrebbe magari, che ne so, provare a resistere in classifica. Per quanto io credo che al netto di ritiri, al netto di Covid, al netto di altre cose, immaginarci Stefan Kung nella top 10 finale della Grand Boucle penso che sia pressoché impossibile. Sì, concordo, diciamo lo stesso anno scorso di Luzienko, quindi magari ci sorprende così. E comunque vedevo che anche alla tappa all'ultima della Nizza, che non è mai una tappa semplice, si è piazzato. Io mi ricordavo, perché l'avevamo commentato, ero rimasto sorpreso all'Amstel Gold Race della sua prova, perché era stato molto brillante. Secondo me alla lunga sarà Godu il capitano, anche perché Pinot lo vedo più cacciatore di tappe, però anche Godu è un altro. Volevo due lasciatori di tappe. Io non so se magari lui è arrivato un po' più pimpante, essendo comunque la sua corsa di casa e comunque potendo avere ambizioni, soprattutto all'inizio del Tour de France, perché la Può darsi. cronometro, come dicevamo, e poi c'è Alla prima la. maglia gialla, la tappa del pavé, poi lui potrebbe magari, se non dovesse riuscire a prendere la maglia gialla nella tappa del pavé, nella tappa del cronometro iniziale, immaginando che comunque Van Aert starà a disposizione di Roglic e Vingegaard, quindi comunque sì, si arriverà davanti, però se Roglic e Vingegaard perdono contatto, non è che Van Aert prende scatto e va a vincere, lascia Roglic e Vingegaard in crisi. Lui, considerando che secondo me né Godu né Pinot hanno i mezzi per fare classifica al Tour de France,
lui potrebbe godere di quella libertà e provare a, magari se non la prende nella prima tappa, cosa che noi auspichiamo non succeda, e magari riuscirà a farlo nella quarta, nella quinta, nel pavé. Proprio mentre ci pensavo, si spera che non la prenda, rivaluta anche il piazzamento ancora ulteriormente. L'avevamo già fatto il discorso, ma avevamo messo un punto interrogativo sul campionato, sui giochi olimpici, cioè sulla cronometro dei giochi olimpici, perché mi ricordo, sono arrivati davanti tutti i scalatori, l'unico che forse poteva essere sul gun a livello in salita è Kung. Ecco, quest'anno stiamo spiegando. Stiamo capendo perché Kung ha fatto meglio e rivaluta ancora ulteriormente in maniera positiva la Chrono Igana. Scusa, mi vengono questi flash oggi. Eh sì, è vero, è vero, ricordo questa cosa comunque. E, detto questo, facendo un rapido passaggio, senza soffermarci troppo, onestamente chiedo scusa a Riccardo, ma secondo me dedicare troppo tempo alle Grelle, Lampert, Velez, interessa il giusto No, 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 ai nostri solo. ascoltatori. Comunque, il Giro del Belgio è stato vinto da Mauro Schmidt e ci sono state con lo stesso tempo di Timo Velez per un gioco di centesimi, penso, visto che c'è stata una crono. E ha vinto la corsa allo svizzero. E nell'ultima tappa ci sono stati un po' di tafferugli tra Velez, che cercava di prendere gli abbuoni al chilometro d'oro. Il chilometro d'oro è questo speciale settore che c'è nel Giro del Belgio, in cui sostanzialmente ci sono 9 secondi di abbuoni dispiegati in 1000 metri, in 3 sprint volanti intermedi. E praticamente Lampaert, con delle manovre un po' al limite, o meglio, molto al limite, perché poi è stato squalificato dalla corsa, e ha impedito a Velez di sprintare e puntare gli abbuoni. Io onestamente mi dico solo una cosa: è un po' una presa in giro, nel senso che se tu, cioè, se tu squalifichi Lampert per un atteggiamento poco corretto. Però Lampert ha fatto questo per aiutare Schmidt, quindi il danno alla fine Velez l'ha comunque subito. Quindi, cioè, si sarebbe dovuto trovare una soluzione un po' diversa, e io avrei punito anche la squadra, pensate, nel senso, se tu sancisci che, cioè, se tu decidi, sancisci che il gesto di Lampert è stato tanto volontario da meritare la sua squalifica, da provocare la sua squalifica, e allora prendi un provvedimento di squadra, perché non penso che Lampert l'abbia fatto perché è stato tipo di Velez, ma l'ha fatto perché voleva tutelare il compagno di squadra Mauro Schmidt. Sì, voleva che una squadra che fosse la sua squadra belga a vincere la corsa di casa piuttosto che l'altra, però nel senso Valenza l'ha presa sportivamente, tra Vabbè, proprio del virgolette. campo, Sì, e secondo me però vince la De Koninck, ma non esce fortissima da questo Giro del Belgio. Poi passiamo ad altri argomenti, perché Jakobsen mi è sembrato molto più in difficoltà rispetto a un Philipsen che in salita ha tenuto un po' meglio. Quindi magari la preparazione è diversa e tutto, però in vista del tour ad oggi vedo velocista con più chance di vittoria un Philipsen rispetto a un Jakobsen, ma sto dicendo di portare gli Philipsen al Tour de no, France a Parigi. tanto sa che non porto nessuno dei due, quindi No, io Philipsen ce l'ho per quello, adesso mi viene il dubbio. Comunque, sì, Philipsen è comunque, andato bene, però da lì a dire lo porto al tour ce ne passa. dai. Eccessivo. Comunque, questo è quanto. Alla fine io purtroppo avevo Lampert al fantaciclismo, mi sono anche preso questa squalifica in capo e coda, non posso lamentarmi della mia settimana. Settimana scorsa parlavamo che ci lottavamo il secondo posto, ora sei 1700 punti sopra, ma di che parliamo? Avevo per la cronaca, avevo Thomas Egid al Panta Svizzera, e nel nostro Panta Tracking ero l'unico ad avere entrambi, quindi ho fatto man bassa di punti. Ho fatto man bassa di punti anche al Giro di Slovenia, grazie non a Pogačar, perché Pogačar chiaramente li aveva tutti, ma a Domen Novak, che mi porta a casa questo fantastico podio che mi frutta. Che mi frutta cose. Comunque, Giro di Slovenia, giusto per fare il famoso gioco in cui io e Riccardo non siamo mai d'accordo, Riccardo ha detto Scioli Pogačar, e io tempo fa dissi, cioè, secondo me non è stato uno Scioli Pogačar, secondo me è come se tu avessi messo il Milan campione d'Italia a giocare la Coppa Italia di Serie C. Il livello, secondo me, è quello.
con l'unica squadra, con la squadra, la seconda squadra più forte della Coppa Italia di C, che è il Milan Primavera, quindi che sarebbe Malaga. Quindi secondo me è stata una lotta impari. Pogačar si è divertito, ha ritrovato feeling con la vittoria, ha ritrovato il successo, ha fatto divertire il pubblico, ha fatto divertire Maika, però diciamo che secondo me gli serviva, questa volta gli serviva a livello mentale, perché paradossalmente arrivava al Tour de France con una mezza sconfitta, la Trecciavallone e una Liège Bassoni che ci salta, scusa, la sconfitta alla Giro delle Fiandre, che possiamo considerare mezza, io lo considero piena, e la mezza sconfitta alla Trecciavallone e la debacle, il ritiro forzato alla Liège. Quindi ritrovare chiaramente la vittoria gli può dare serenità, e considerando che sarà comunque dura per quanto lui sia il iper favorito del Tour. Guarda, faccio una battuta al volo, poi... Allora, sì, ok, Milan, però io ho sentito tutto l'anno che abbiamo rubato, che la Roma è più forte del Milan, poi avete vinto la Coppa di Serie C. No, a parte gli scherzi, questa non è una battuta di... così. No, no, la devo dire, No, la scusa. Coppa Italia di Serie C, No, io dicevo. la Coppa di Serie C ho sentito. No, hai detto d'Italia. No, a parte questo scherzo, no, ma in realtà lo show di Pogačar era inteso come l'hai detto te, nel senso, quando voleva partiva, faceva il vuoto, si divertiva di un livello nettamente superiore a tutti. L'unico era Maika che lo teneva. Divertentissima la scena in cui si vanno a giocare carta, sasso e forbice, chi vince. Tra l'altro Pogačar ha rischiato perché nell'ultima tappa, puta caso, succedeva qualcosa e Maika prendeva un secondo più di lui, perché nel finale con Mohoric, per metterlo in sacco, attaccava e perdeva il Giro di Slovenia, ma vabbè, non è successo. E un po' Mohoric, quando era in giornata, non tutte le tappe, era l'unico che dava spettacolo su quel livello, il resto era un po' alla giornata, ma sempre faticando. Era proprio inteso show di Pogačar, nel senso, partiva, faceva il vuoto anche su un cavalcavia, ecco, era più lo spettacolo che ha fornito una corsa, non tanto come show, guarda che prestazioni ha fatto, Però diciamo che questo era importante. sì. E era importante per lui, diciamo, probabilmente Anche il anche lavoro fatto con Maika, sempre andare insieme, questo farlo feeling con Maika vincere, che è sicuramente è un corridore con positivo. cui ha fatto tutte le ultime settimane in altura ad allenarsi. Guarda, io per una, dopo la prima tappa, ti dico la verità, ho pensato che Maika vincesse il Giro di Slovenia. No, se non era in Slovenia, se era il giro di qualcos'altro, l'avrebbe vinto Maika, secondo me. Slovenia, Però non perché, però dare vabbè, ancora la più corsa di importanza a casa, quella quindi... corsa. Sì. E niente, poi vabbè, da segnalare la buona prestazione di Albanese, che è arrivato quarto per la classifica generale, e andando benino nelle tappe di montagna. Il sesto posto di Nicola Conci, alla prima con l'Alpecin Phoenix, Sì, anche lui, diciamo, giornate prestazione, sì, giornata no. giornate meno buone, però comunque ha confermato di essere un corridore di un discreto livello, e chiaramente questo gli può dare fiducia in vista di questa seconda parte di stagione, che comunque è sempre andato forte alla fine. Cioè, da quando ha chiuso la Gazprom è andato forte, quindi. Sì, quello sì, non correva comunque anche da 2 mesi, quindi probabilmente ha pagato anche un po' ciò, perché lui ha fatto molto bene, se non sbaglio, nel tappone, e il giorno dopo ha faticato. Ha sofferto, sì. Però dimostra che l'Alpecin ci ha visto lungo, per ora nel team development, ma credo che l'anno prossimo passerà nella squadra principale, anche perché diventa World Tour e quindi avrà questa importanza. Poi altre notizie della settimana è il dominio di Eiter al Giro Under 23, Eiter fratello dell'Eiter che fa il fenomeno alla Ineos. Abbiamo scoperto, cosa che lunedì non sapevamo, che Pidcock è veloce, vero Luca? Si dipende anche dagli sprint e gli stretti, questo è importante. E poi no, le altre notizie sono Carapaz che probabilmente l'anno prossimo passerà l'AIF, cosa che a me non convince per niente, però... scelte loro. L'IF è meno peggio di quello che sembra, Dice, è diciamo. migliorata negli ultimi anni. Vabbè che l'alternativa probabilmente era la Movistar, quindi forse a livello tattico ha fatto bene. E altre notizie non mi vengono in mente. E diciamo che ci avviciniamo alla settimana dei campionati nazionali. Secondo me sarà una settimana con campionati nazionali con tante tante defezioni.
nelle varie parti del mondo, soprattutto per coloro che faranno poi il Tour de France, non vorranno rischiare. Credo anche Caruso stesso li salti proprio per evitare problematiche. E poi ci avviciniamo a quel momento chiamato Tour de France con grande attesa. Eh sì, diciamo che sarà una lunga attesa. Onestamente, mi sento stavo dicendo, a me ma, mi parlano un po' i campioni nazionali, però devo dire che mentre pensavo, avevo un po' di nostalgia della vecchia settimana tricolore, perché non è quella invece una cosa figa. Cioè, riportare, cioè, una settimana, questa settimana, l'altro che cioè, è perfetta, in cui e permette a tutti i movimenti italiani di convergere nella stessa località, di incontrarsi, di conoscere, ma anche di farsi conoscere alla stampa, di dare, cioè quello deve essere una bella cosa, un bel momento, ma anche un bel momento per gli appassionati. La Spalo per assurdo non succederà mai, però metti fare la settimana di gol a Roma, tutta la settimana la gente, il movimento è una cosa bella, invece fare queste corse un po' spot così, un po' lasciano un po' di amaro in bocca, però questo sembra che sia una cosa fuori dal budget di un organizzatore, quindi la possiamo ricordare con nostalgia, senz'altro. Onestamente, per quanto non mi appassionino, non mi dispiace che non ci sia grande partecipazione al campionato nazionale, perché comunque è un momento significativo. E rientriamo un po' in quel discorso del ciclismo in cui prevale la paura, cioè non corro perché sennò rischio di compromettere l'altro appuntamento. Capisco, è un peccato. Detto questo, non si può fare altro. Comunque, noi che entriamo in letargo, in realtà questa settimana noi torneremo sicuramente per parlare del percorso del Tour de France, le modalità le valuteremo, ma torneremo sicuramente. Ci avviciniamo al Tour de France e continuiamo a parlare, magari poi come al solito nell'avvicinamento anche con qualche contenuto per le squadre, così. E noi vi diamo appuntamento sicuramente a domani quando uscirà la puntata su Spreaker e poi a seguire a tutto il resto, tutti Sì, anche probabilmente magari due brevi live o due caffè la mattina per commentare la crono e il campione, la prova in linea. Ah, vabbè, la prova in linea la commenteremo lunedì, quindi non ci sono problemi. E Sì, no, sicuramente poi comunque dire che non lavorare da scrivere articoli nella giornata dei campionati nazionali è la cosa più bella che